qual è il tuo brano preferito di cui non capisci qualche cosa? Se me lo chiederai ti fornirò video spiegazione e spartito della parte di batteria in cui te la spiegherò colpo per colpo. Ti basterà commentare nei miei social indicandomi titolo e minuto della canzone. Tra le varie richieste ricevute ce n'è una da Valerio Avenoso, un mio ex allievo che avevo a Genova tra il 2007 e il 2008, quando insegnavo al mitico Red House di Genova, le sale prova e negozio di chitarre e adesso anche batterie. Ciao Valerio, tu mi chiedi un brano dei Norflame che si intitola Quantum Flux e per l'esattezza la parte iniziale strumentale. I Norflame sono una band australiana che fa metalcore e alla batteria c'è Nick Peterson. In questo intro strumentale abbiamo tre sezioni da analizzare. La prima è semplice perché la batteria non suona ed è costituita da un arpeggio di chitarra che suona in tre quarti, otto misure di tre quarti e un'ultima misura in quattro quarti che è quella che poi si collega alla sezione successiva. È importante metabolizzarla per capire come entrare. La sezione B è costituita da un discorso ritmico tra chitarra, basso e batteria dove suonano esattamente all'unisono gli stessi accenti. Nella sezione C invece avremo un ostinato di crash e rullante che suonano dritti, mentre col doppio pedale seguiamo esattamente la ritmica di chitarra e basso. Andiamo ad analizzare adesso la sezione B. Per schematizzarla l'ho suddivisa in gruppi di note e per esattezza 5-5-3-3-3-5-5, che sono i colpi che danno chitarra e basso all'unisono con la batteria. Alla misura 10, meccanicamente avremo cassa, 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 rullante, cassa. Quindi tre casse, un rullante e una cassa. 1, 2, 3, 4, 5. Analizziamo come questi colpi cadono però sul tempo. Primo beat avremo primo e secondo ottavo della misura. Wa-i-enda. Secondo beat avremo secondo sedicesimo suonato di nuovo dalla cassa. Quindi 2-i-enda oppure 1-2-3-4. Terzo beat avremo rullante e celson aperto sul battere, quindi fuori and. E sull'ultimo beat avremo cassa e celson che si chiude sul battere, quindi fuori and. Oppure 1, 2, 3, 4. Unendo 1, 2, 3, 4. Fuori and, 2 and, fuori and, fuori and. Fuori and, 2 and, 3 and. Misura numero 11. Chitarra e basso suoneranno le solite 5 note, la batteria invece ne fa 6 di colpi perché abbiamo questa doppia nota sul terzo colpo. Meccanicamente abbiamo quindi cassa, cassa, rullante da solo, cassa, cassa. Mettendo i colpi beat per beat avremo primo beat, suoniamo il secondo sedicesimo. Wa e enda. Secondo beat avremo primo e quarto sedicesimo. E enda. Terzo beat avremo primo sedicesimo con il rullante, quarto sedicesimo con la cassa. Quindi fu e enda. Oppure 1-2-3-4. Quarto beat avremo il terzo sedicesimo oppure secondo ottavo. Quindi fu e enda. Oppure 1-2-3-4. Unendo primo, secondo, terzo e quarto. Wa e enda, tu e enda, tu e enda, fo e enda. Wa e enda, tu e enda, tu e enda, fo e enda. Misura numero 12. Sulla misura numero 12 abbiamo un gruppo di tre note, cassa, rullante, cassa. Un, due, tre. Che però partono dal secondo beat. Sul primo beat abbiamo un lavoro di abbellimento sui piatti, per l'esattezza, un'erta fatta tra ride e splash. Primo beat, due sedicesimi sul ride, 1, 2, e il terzo sullo stax. 1, 2, 3, 4. Wa e enda. Secondo beat avremo primo sedicesimo sullo splash con la mano sinistra e terzo sedicesimo cassa stax. Quindi 2 e enda. Oppure 1, 2, 3, 4. Unendo primo e secondo beat. Wa e enda, 2 e enda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terzo beat avremo rullante celson sul primo sedicesimo e celson aperto sul quarto sedicesimo. 2 e enda. Sul quarto e ultimo beat avremo una pausa di un quarto. Quindi collegando tutto,
Y-E-N-D-A, T-E-N-D-A, F-E-N-D-A, O-E-N-D-A. Y-E-N-D-A, T-E-N-D-A, F-E-N-D-A, O-E-N-D-A. Y-E-N-D-A, T-E-N-D-A, F-E-N-D-A, O-E-N-D-A. Misura numero 13. Innanzitutto è in tre quarti ed avremo meccanicamente un gruppo di tre note. Cassa, cassa e poi un doppio rullante. Cassa, cassa. Sull'ultimo rullante si apre il Charleston, come avete sentito. Posizionando questi colpi beat per beat avremo primo beat, secondo sedicesimo di cassa. Quindi wa-e-enda. Oh, one, two, three, four. Secondo beat avremo cassa Charleston sul primo sedicesimo e rullante sul quarto. Quindi two, e, and, oppure one, two, three, four. Terzo beat avremo rullante e Charleston aperti sul battere. Quindi three, e, and, oppure one, two, three, four. Unendo tutti e tre i beat, one, e, and, two, e, and, three, e, and. Misura numero 14. Nella misura 14, sempre in tre quarti, avremo un gruppo di tre note. Cassa, rullante, cassa. In questo caso i suoni però sono diversi, perché sulla cassa avremo il China. Posizionando i colpi esattamente beat per beat, avremo sul primo beat, secondo sedicesimo, cassa China. Wa, and, oppure one, two, three, four. Secondo beat avremo rullante Charleston sul primo sedicesimo e cassa China sul quarto sedicesimo. Quindi one, two, three, four. Oppure three, and. Sul terzo beat avremo invece una pausa di un quarto. Suonando tutto di fila. Wa, and, three, and, three, and. Misura numero 15. Torniamo in quattro quarti e avremo di nuovo un gruppo di cinque note, di cui la terza è raddoppiata di nuovo. Quindi avremo meccanicamente cassa cassa, rullante, cassa cassa. L'ultima cassa col Charleston aperto. Quindi cassa cassa, doppio rullante, cassa, Charleston aperto. 1, 2, 3, 4, 5. Beat per beat avremo primo beat, suoniamo il secondo sedicesimo con la cassa. Wa, and, oppure 1, 2, 3, 4. Secondo beat avremo primo sedicesimo cassa, quarto sedicesimo rullante. 2, e, and, oppure 1, 2, 3, 4. Terzo beat avremo rullante Charleston sul primo sedicesimo e cassa Charleston sull'ultimo sedicesimo, quindi free and one, two, three, four. Sul quarto e ultimo beat avremo cassa e Charleston aperto sul terzo sedicesimo, quindi free and, oppure one, two, three, four. Suonando tutti i beat di fila, one, and, e, and, e, and, fo, e, and, wa, e, and, t, and, e, and, fo, e, and. Andiamo ad analizzare le ultime due misure di questa sezione, la 16 e la 17. Queste due misure sono entrambe di 4 quarti ed avremo di nuovo un gruppo di 5 note. Le 5 note saranno suddivise tra cassa, rullante, cassa, normali, poi avremo una cassa col Charleston che si apre e un'ultima cassa dove il Charleston si chiude. Mettendo questi colpi beat per beat sul tempo, avremo primo beat, pausa di un quarto. Secondo beat suoneremo il terzo sedicesimo con la cassa, quindi wa, e, and, tu, e, and, oppure one, two, three, four, one, two, three, four. Terzo beat suoneremo primo sedicesimo con il rullante, quarto sedicesimo con cassa, quindi one, two, three, four. Oppure quarto beat di questa misura avremo cassa Charleston aperto sul terzo sedicesimo, quindi sul secondo ottavo.
Cioè 1, 2, 3. Quindi tutta la misura completa è wa i and tu i and fa i and fo i. Nella misura successiva avremo pausa di un quarto sul primo beat e poi cassa e charleston chiuso sul terzo sedicesimo del secondo beat. Quindi wa i and tu i and three i and four i and wa i and tu i and four i and 3 e and 4 e and wa e and 2 e and 3 e and 4 e and. Adesso suonerò tutto quanto questa sezione B lentamente contando, così sentirete come cadono tutti i colpi misura per misura. 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 e and 2 e and 3 e and and what and that and 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 and. Adesso analizzeremo la sezione C che va a chiudere quest'intro strumentale. La sezione C è composta da un ostinato di mani dove la mano destra suona degli ottavi sul crash con i quarti accentuati. E il rullante che suona sul 3. Quindi sovrapposto a questo ostinato avremo un discorso ritmico di doppio pedale all'unisono con chitarra e basso. Questo discorso ritmico dura 4 misure, 3 misure di 4 quarti e un'ultima di 2 quarti e si ripete per 2 volte. La cosa particolare dei disegni ritmici che faremo col nostro doppio pedale è che tutti i sedicesimi in battere, quindi quelli dispari 1-3, saranno suonati dal piede destro e quindi saranno all'unisono con la mano destra. Tutti i sedicesimi invece in levare saranno suonati dal piede sinistro e saranno fuori dalla nostra griglia di mano destra. Quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Andiamo ad analizzare adesso misura per misura e beat per beat questa sezione. Misura numero 18. Sul primo beat avremo i sedicesimi 1, 3, 4 suonati di cassa, quindi 1, 2, 3, 4. Secondo beat avremo il secondo e il quarto sedicesimo, quindi 1, 2, 3. Sul terzo beat avremo rullante e poi cassa sul terzo sedicesimo, quindi 1, 2, 3, 4. Su questo colpo di cassa aggiungeremo anche un colpo di crash con la mano sinistra, quindi 1, 2, 3, 4. Sul quarto beat avremo invece un colpo di crash cassa sul battere con entrambe le mani. 1, 2, 3, 4. Unendo primo, secondo e terzo e quarto beat verrà fuori. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
2 e 4 suonati dalla cassa, quindi 1, 2, 3. Secondo beat, primo, terzo e quarto sedicesimo suonati con la cassa, quindi 1, 2, 3. Terzo beat, avremo rullante sul primo sedicesimo e cassa sul quarto sedicesimo, quindi 1, 2, 3. Quarto ed ultimo beat di questa misura, avremo secondo, terzo e quarto sedicesimo di cassa, quindi 1, 2, 3. Unendo primo, secondo, terzo e quarto beat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Misura numero 20. Nella misura 20 avremo primo beat, secondo e quarto sedicesimo con la cassa. Quindi 1, 2, 3. Secondo beat avremo primo, secondo e terzo sedicesimo di cassa. Quindi 1, 2, 3. Terzo beat avremo rullante sul primo sedicesimo e cassa sul terzo e quarto sedicesimo. Quindi 1, 2, 3, 4. Sul quarto ed ultimo beat di questa misura avremo secondo, terzo e quarto sedicesimo di cassa. Quindi 1, 2, 3. Unendo tutti i beat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Misura numero 21, che chiude questo primo giro ritmico, è di 2/4. E sarà costituita da primo beat con secondo e quarto sedicesimo di cassa, quindi 1, 2, 3. Secondo beat rullante sul primo sedicesimo e due colpi di tom su 3 e 4, quindi 1, 2, 3. Unendo primo e secondo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Misura numero 22. Nella misura numero 22 inizia il secondo giro ritmico di questa sezione e sarà identica alla misura 18 per quanto riguarda cassa e rullante, cioè, ma cambia il disegno dei piatti, perché nel primo beat la nostra mano sinistra seguirà l'andamento delle casse, 1, 2, 3, 4, marcando il quarto sedicesimo. Sul secondo beat invece avremo la cassa da sola, quindi solo col piede sinistro, perché suonerà il 2 e il 4. 1, 2, 3, 4. Sul terzo beat avremo rullante sul primo sedicesimo e poi i due crash all'unisono sul terzo sedicesimo, quindi 1, 2, 3, 4. Sul quarto beat avremo l'unisono dei due crash con la cassa in battere, quindi 1, 2, 3, 4. Unendo tutti e quattro i beat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Misura numero 23 è identica alla misura numero 19, ve la ripeto semplicemente. Misura numero 24. Nella misura numero 24 è identica alla misura 20 per i primi due beat. Infatti avremo primo beat, secondo e quarto sedicesimo di cassa. One, two, three, secondo beat, primo, secondo e terzo. One, two, three, quindi one, two, three, il terzo e quarto beat invece abbiamo un fill di sedicesimi sui fusti. Per esattezza avremo sul terzo beat rullante, tom, timpano, cassa sui quattro sedicesimi. One, two, three, four. Sul quarto beat invece avremo rullante, tom, timpano, rullante sui quattro sedicesimi. One, two, unendo tutti e quattro i beat di fila. One, two, three. La misura numero 25 è quella che chiude questa sezione C e anche il secondo giro del nostro discorso ritmico. Questa misura è di due quarti, parte da un crash cassa e tutto il resto sono quartine di sedicesimi sul Charleston suonate in colpi singoli. Quindi adesso vi suonerò tutta questa sezione C unita lentamente.
Adesso ve la suonerò invece alla velocità originale del pezzo, che è 110 bpm. Bene Valerio, spero che tu abbia capito tutto quello che ho spiegato nel video. Se hai dei dubbi scrivimi qui nei commenti o scrivimi in privato. Anche per voi, se avete dei dubbi fatemi sapere qui nei commenti, e soprattutto se avete un brano di cui volete una spiegazione simile scrivetemi nei miei social. Vi chiedo solo una cosa, seguitemi sui miei social, quindi Facebook, Instagram, e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando qui sotto. Grazie, ciao!